Ok, siamo live. Salve, buonasera. Siamo qui per un altro appuntamento del Dispac a distanza. Stasera ospite con noi sarà la professoressa Trotta. Ciao Antonella. Ciao Davide. Buonasera a Dalla tutti. regia ci assisterà Roberto Olivieri, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Buonasera. Roberta, grazie. Antonella, come sai, le presentazioni, i nostri appuntamenti dei docenti avvengono attraverso una serie di domande poste dagli studenti. Quindi eviterò, diciamo, di elencare i tuoi meriti scientifici, che sarebbero tanti. Ricorderò solo che sei professoressa associata di museologia, critica artistica e del restauro. Oltre a insegnare didattica e metodologia della storia dell'arte e storia della critica d'arte presso il nostro dipartimento. E passerò direttamente alle domande che abbiamo raccolto attraverso interroga il prof, una serie di box domande che utilizziamo sui social per raccogliere appunto le domande degli studenti da fare ai docenti. La prima domanda riguarda il passato. Gli studenti si chiedono quale sia il ricordo più bello, uno dei tuoi ricordi più belli da studentessa universitaria. Dunque, uno dei miei ricordi più belli da studentessa universitaria. In realtà, non so se posso rispondere. Se posso rispondere rovesciando la domanda, forse invece potrei dire qual è uno dei miei ricordi ancora oggi più imbarazzanti da studentessa. Bene. Perché ero appena laureata e mi ero preparata per il concorso alla specializzazione in storia dell'arte a Siena e avevo superato. Va bene, come tutti gli studenti, diciamo, avevo un po' sottovalutato forse la prova di concorso, avevo fatto uno scritto che era andato molto bene, e poi invece all'orale c'era una prova di riconoscimento. Questa prova di riconoscimento per me era stata, insomma, mi avevano fatto vedere moltissime cose, tra cui un dipinto che io ero certissima di conoscere, ma proprio certa, certa, certa di riconoscere. Ma non mi veniva assolutamente in mente quale fosse. Naturalmente, era sicuramente un dipinto famosissimo perché quello mi è costato l'accesso alla specializzazione a Siena. E poi all'improvviso, facciamo conto, un mese dopo, ho capito finalmente qual era perché l'ho visto passare sugli autobus. L'ho visto passare sugli autobus e le linee urbane di Napoli perché era il simbolo dell'arte card della Campania ed era l'Ercole al bivio di Annibale Carracci di Capodimonte. Una cosa veramente imbarazzante che non ho mai dimenticato, però da allora ho imparato a studiare. Quando poi ho Beh, fatto un corso l'ho vinto. quindi possiamo dare un consiglio ai ragazzi che ci stanno ascoltando: non sottovalutate le prove concorsuali No, e di guardare anche i manifesti sugli autobus. sugli autobus. Benissimo. La seconda domanda riguarda il tuo presente, la tua attività di docente. E i ragazzi volevano chiederti qual è la tua soddisfazione, qual è stata la soddisfazione più grande che hai avuto come docente. Questa la so, questa è più facile, perché tra l'altro è recente. Come tutti noi, insomma, preoccupata dalla didattica a distanza, pensavo che sarebbe stato, insomma, ero preoccupata di organizzarla e soprattutto, temevo che i corsi non sarebbero stati sufficientemente, partecipati. Invece, ho avuto una soddisfazione straordinaria di quest'anno, proprio poco tempo fa, dagli studenti di didattica della storia dell'arte, che non solo hanno accettato di fare le esercitazioni che io gli ho proposto, ma hanno scritto dei testi meravigliosi su perché insegnare la storia dell'arte. Tutti diversi, tutti secondo prospettive diverse, ma
Veramente belli, è stato un piacere, tra l'altro io sono stata veramente molto grata perché hanno trasformato un'esperienza che poteva essere molto alienante invece in una bella collaborazione. Bello questo ricordo. E, perché è importante? La terza domanda invece l'abbiamo scelta anche perché tu sei delegata all'orientamento in ingresso del nostro dipartimento, quindi chi meglio di te può rispondere a questa domanda? Perché è importante studiare oggi la storia dell'arte? Si chiedono i ragazzi. E dunque, secondo me è importante oggi studiare la storia dell'arte, ma perché sappiamo e ce ne accorgiamo ogni giorno se siamo un pochino più attenti e siamo sensibili a questi argomenti, che il discorso sul patrimonio non è mai un discorso neutro, cioè un discorso che si porta dietro delle istanze che hanno a che fare con la nostra vita di comunità, hanno a che fare con il nostro rapporto con la tradizione, hanno a che fare con la costruzione delle nostre identità collettive ed individuali. E quindi allora, secondo me, è importante studiare storia dell'arte perché non solo per conoscere gli oggetti che fanno parte di questo patrimonio, ma soprattutto per essere in grado di costruire consapevolmente un discorso intorno a questi oggetti, perché non ne va soltanto del futuro, diciamo, degli oggetti stessi, delle opere d'arte, per esempio, ma secondo me ne va del progetto che abbiamo per il nostro presente come individui e come comunità e soprattutto del nostro futuro. Bene, il nostro appuntamento prevede adesso che, come dire, che la professoressa Trotta, dia un consiglio di lettura. Qual è il libro che hai scelto per i nostri studenti? Allora, il libro che ho scelto per voi è un libro che ho letto poco tempo fa e che si chiama Il canto di Penelope ed è un romanzo breve e un racconto lungo di una scrittrice canadese, saggista, poetessa, critica letteraria che si chiama Margaret Atwood e che molto probabilmente voi conoscete se non avete letto questo romanzo breve di cui vorrei parlare, probabilmente la conoscete invece per un altro romanzo che l'ha fatta diventare una scrittrice culto, che si chiama Il racconto dell'ancella. Un libro, un romanzo distopico che ha pubblicato nel 1985 e che già allora era diventato culto e che è ritornato, diciamo, purtroppo anche d'attualità, ma diciamo è ritornato nei gusti, nelle letture di varie generazioni, perché nel 2017 ne hanno tratto una serie che ha girato su molte piattaforme, che si chiama proprio Il racconto dell'ancella e che è stato molto molto premiato. Perché ho scelto questo proprio questo racconto? Perché dunque la protagonista di questo racconto lungo è Penelope, naturalmente, che decide di raccontare, o perlomeno Margaret Atwood le fa raccontare, una sua versione dell'Odissea. Cioè, lei decide una volta che è morta, perché lei racconta dall'Ade, così si apre il racconto, e quindi lei dice: non sono più corpo, non sono più parole, e soprattutto non è più funzione, cioè non è più la moglie di Odisseo. Finalmente può raccontare e può raccontare la sua versione dei fatti. E soprattutto, diciamo, decostruire la leggenda edificante, dice Penelope, della donna assennata, paziente, fedele, piena di buon senso, che ha curato la casa e la famiglia in assenza del marito e che è servita per troppe generazioni, dice Penelope, per bastonare le altre donne che non erano così pazienti, assennate e così domestiche. Perché in realtà, dice Penelope, il ritorno e l'interesse di Penelope è quello di ricordare, diciamo, ai nuovi lettori, a chi intende ascoltarla, che quello che è successo veramente, o almeno dal suo punto di vista, quando Odisseo ritorna ad Itaca.
perché succedono due cose. Una ce la ricordiamo tutti, cioè diciamo, la strage dei pretendenti che Penelope aveva tenuto a bada durante la sua, diciamo, esperienza resiliente in attesa del ritorno del marito. Ma succede anche un'altra cosa, succede una cosa molto più atroce, ci ricorda Penelope, che troppo spesso si dimentica nella lettura moderna dell'Odissea, e cioè che Odisseo fa uccidere barbaramente e in un modo atroce anche le 12 ancelle, cioè le schiave, che avevano, diciamo, che erano in casa con un'accusa, diciamo, generica di tradimento. Qual è l'idea di Penelope? Che queste donne siano state sacrificate diciamo, l'esigenza di Odisseo di ripristinare la legge e l'ordine, e soprattutto senza tenere conto del fatto che queste ancelle erano state in qualche modo complici di quell'esperienza, appunto, di resilienza che aveva consentito a Penelope di tenere a bada i suoi pretendenti in attesa del punto. Mentre riprendi fiato, salutiamo tutti e ti leggo, salutiamo il professore De Santo che ci sta seguendo e che scrive: "Brava Antonella, sei venuta nella fantascienza con l'Atwood, complimenti". Grazie. Massimo lo sa che per me, diciamo, è anche questa un'esperienza, non sono così social. Oh, e dunque, la nostra, e qual è il punto? Che ad un certo punto, diciamo, non penso di fare spoiler, perché in realtà non è un thriller, quindi insomma possiamo anche dire, verso la fine. Proprio le ultime battute di questo stranissimo romanzo, che poi insomma un po' sembra un po' musical, sembra insomma ha un tono molto curioso, è un genere non ben identificabile, in una specie di tribunale ideale, ma che è un tribunale della storia, ma anche un tribunale della contemporaneità, diciamo, ambientato ai tempi di oggi, che però viene raccontato da Margaret Atwood con lo stesso spirito con cui noi guardiamo Un giorno in pretura. Io non so chi segue questo programma, cioè in cui il dramma e la farsa sono mescolati insieme. Odisseo viene giudicato da un tribunale che lo assolve da qualunque responsabilità e lo assolve anche dalla responsabilità di aver ucciso le ancelle. Le ancelle però non ci stanno e, dato che non c'è pace senza giustizia, scatenano contro Odisseo le erinni, per cui Odisseo poi non troverà mai più pace neanche nei campi di Asfodelo dell'Ade. Oh, e adesso perché questa storia serve a Penelope, diciamo, per creare un'altra immagine di sé che non è quella della leggenda edificante? Perché in realtà Penelope di Margaret Atwood è quella che possiamo definire, e che la Atwood definisce, una ragazza cattiva. Cioè, non è la donna paziente, resiliente, che aspetta, che piange per tutto il tempo, ma invece è una donna che riconosce, che si assume la responsabilità di rendere trasparenti i meccanismi del potere e, se necessario, anche di utilizzarli. Allora, con la complicità delle ancelle, che tutto sommato lei utilizza in qualche modo, perché sono, diciamo, strumenti inconsapevoli della sua trama di potere, Penelope mente, Penelope inventa scuse, Penelope tiene a bada contemporaneamente il figlio, che è un adolescente che scalpita, i pretendenti, e costruisce un altro sistema di potere che è tutto femminile, e che però poi Odisseo, una volta tornato a casa, deve necessariamente scomporre, perché ritorni invece nella regola del potere tutto maschile, della legge e dell'ordine che lui invece rappresenta, salvo poi essere punito dalle erinni e non potere, come sapete, e poi in realtà non tornare a casa mai più, ma questa insomma è un'altra questione che gli antichisti conoscono molto meglio di me, e quindi diciamo che è poi che la Atwood lascia soltanto così sullo sfondo.
Perché hai scelto? Ci sono già delle domande in realtà da parte degli studenti, però volevo chiederti perché hai scelto questo racconto? Nel senso, che relazione c'è tra la figura di Penelope della ragazza cattiva e la storia dell'arte? Questo sarebbe interessante. Ci sono delle storie analoghe nella Sì, storia dell'arte? ho scelto questo racconto perché in realtà mi è capitato di leggerlo. Io sono, allora, innanzitutto devo dire che io ho letto molti romanzi della Atwood, ho letto e conosco abbastanza bene le sue ragazze cattive. Per esempio, una ragazza cattivissima è la protagonista dei Testamenti, cioè romanzo che è il sequel del racconto dell'Ancella, ce n'è una altrettanto Ecco, cattiva. ti interrompo perché appunto c'era proprio una domanda. Ci sono fi altre figure assimilabili a Penelope nei romanzi dell'Atwood? Sì, Ecco, così se. allora naturalmente non sono, rispondo da lettrice appassionata, quindi allora sì, per esempio, la Atwood è specializzata nel raccontare di ragazze cattive, perché appunto per lei le ragazze cattive, lo ha detto in un'intervista proprio quando è uscito Il canto di Penelope. Nel 2005, per lei le ragazze cattive aprono delle porte, cioè aprono degli sguardi, aprono delle nuove prospettive e appunto ci ricordano del peso dell'assunzione di responsabilità. Allora ce ne sono moltissime, ce n'è una cattivissima in un romanzo esilarante, eppure molto impressionante, in cui si mescolano anche i mondi, tra i fantasmi e i vivi, che si chiama La donna che rubava i mariti, per esempio. C'è una ragazza cattiva nell'altra Grace e soprattutto è pieno di ragazze cattive, sia nel racconto dell'Ancella, ma soprattutto, come vi dicevo, nel sequel del racconto dell'Ancella, che è quello che chiude il cerchio, che è altrettanto naturalmente distopico come il racconto dell'Ancella, in cui ci sono tante figure femminili perché il romanzo è corale, ma molte di loro sono veramente le ragazze cattive, cioè spietate, che accettano la responsabilità, di, come vi dicevo, di rendere trasparenti i meccanismi del potere, di farli funzionare consapevolmente, prendendosi i rischi che questo significa. Nei Testamenti, per esempio, una delle protagoniste, distruggerà il mondo autarchico, terribile, pieno di disuguaglianze, eccetera, nel quale vive, ma per fare questo dovrà essere spietata, passerà sopra molte vite, anche vite innocenti. Sai, tutta questa riflessione mi fa venire in mente, ricollegandomi anche a una cosa che diceva il direttore nel primo appuntamento, in cui parlava del passato come qualcosa che non sta lì. Gli studenti possono pensare, soprattutto quelli dei primi anni, che il passato stia lì e sia qualcosa che noi dobbiamo riscoprire in attesa, qualcosa che sta lì in attesa che noi lo riscopriamo in qualche modo. Invece, secondo me, la storia di Penelope, che ci hai raccontato e le cose che ci stai dicendo ci fanno riflettere anche sulla storia, cioè su che significa fare storia, storiografia in tutte in storia dell'arte, così come storia dal punto di vista filosofico, archeologico. Perché la storia dei vincitori, quella che ci è stata consegnata sostanzialmente, non è un qualcosa, un dato di fatto accertato una volta per tutte, ma risente sempre del punto di vista della prospettiva da cui viene raccontata, e questo punto di vista è stato per secoli quello appunto dei vincitori, non mai dei vinti. Invece, forse Penelope, questo punto di vista femminile, ci racconta una storia dal punto di vista di una minoranza. Sì, e secondo me è ancora più interessante perché in realtà lei nella tradizione vince perché vince suo marito, no? E lei ha la funzione di preparare in qualche modo questa vittoria. Forse non è veramente così, ma diciamo è così come è stato costruito dalla tradizione, appunto da quello che dicevi tu, dalla storia.
dalla storia, dalla nostra storia culturale. Però è anche vero che ha la possibilità di che quando, non, quando può liberarsi da questa funzione, e quindi diventa una voce libera, può dare, risponde come donna e risponde anche a favore di una minoranza, di quelli che subiscono le ingiustizie, di quelli che sono che non sono uguali agli altri, perché poi in fondo lo scopo del suo racconto è quello non solo di dare insomma di raccontare chi è lei, ma è anche raccontare la vita di quello che fanno gli strumenti, diciamo, del suo nuovo esercizio di potere, che sono le ancelle, che sono in una doppia marginalità, non solo perché sono donne, ma perché sono schiave. Sì. Mario Andrea Vella ti chiede anzi, qual è il ruolo della donna oggi nell'ambito storico-artistico? Allora, forse posso rispondere, mentre con Davide pensavamo agli argomenti di questa conversazione. Mi sono arrivati diversi aggiornamenti, mi arrivano naturalmente aggiornamenti costanti di riviste specializzate o più o meno specializzate, e avevo fatto caso ad una, diciamo, alla pubblicazione di un report che è uscito sul Giornale degli Architetti, uno dei, diciamo, una delle riviste più prestigiose, ma anche più diffuse di architettura nel Regno Unito, che lanciava un grido allarmante. Cioè, loro ogni anno fanno il report, diciamo, dei 100 progetti, di quello che succede. Fanno, diciamo, un ranking dei 100 progetti di architettura più importanti e di come lavorano gli studi associati di architetti che su questi lavori più importanti nel Regno Unito. E tra i 100 progetti e 100 studi che loro monitorano, in realtà una percentuale molto bassa, anche se superiore rispetto all'anno scorso, di team di architetti accoglieva donne, ma la cosa ancora più grave, che giustamente la rivista sottolineava, è che se c'era stata una piccola crescita del numero delle donne architetto, non in generale, ma che lavorassero in questi grandi studi di architettura e che quindi lavorassero a questi grandi progetti, era invece decisamente in calo il numero, loro dicono, dei BAME, cioè delle minoranze, cioè dei Black, Asian e in generale degli architetti, appunto, appartenenti a minoranze, quindi agli architetti di colore, quelli di provenienza asiatica o in generale appartenenti alle cosiddette minoranze etniche, che invece avevano avuto una grande regressione. Trovo interessante il fatto che la rivista presentasse due dati contemporaneamente, perché secondo me vanno letti contemporaneamente, proprio per le cose che dicevi tu, Davide, cioè che la storia è di solito è, ce lo diceva pure Luca l'altra volta, cioè è sempre la storia dei vinti, e quindi non è che, e che quindi tutto sommato, se ci occupiamo appunto di questioni di genere, non ci occupiamo solo di questioni di genere, perché tutto sommato la questione di genere ci aiuta, io credo, in una prospettiva più ampia, ad occuparci in generale del tema delle disuguaglianze. Sì, e credo che sia importante mettere in luce per un dipartimento come il nostro, che si occupa appunto del patrimonio culturale, che c'è prima la storiografia e poi la storia, come dire, c'è prima il racconto e poi viene ciò che viene raccontato. E questo vale penso un po' per tutte le discipline di cui ci occupiamo nel nostro dipartimento e quindi è importante il punto di vista, la prospettiva da cui si svolge il racconto. C'è una domanda a proposito di racconto che Andrea ci porta fuori pista, che però non voglio lasciare cadere, perché una studentessa ci chiede, o ti chiede meglio, se nella tua carriera da studentessa hai avuto qualche momento di sconforto negli studi e come l'hai risolto.
E credo che sia importante oggi parlare di questo perché è un momento, come dire, che può aver portato sconforto a tanti, la situazione che abbiamo vissuto, anche dal punto di vista degli studi in questo momento. E quindi, due parole, secondo me questo sarebbe carino, visto che c'è questa domanda. Allora, sì, se dobbiamo parlare proprio del percorso, diciamo, universitario, allora sì, ne ho avuti diversi, come tutti, naturalmente. E, uno, non sarò così dettagliata, però, quindi non voglio essere così precisa. Uno era legato ad un esame, per esempio. Diciamo che ho avuto un percorso universitario abbastanza coerente, insomma, mi piacciono molto le cose che studiavo, già mi piacevano molto, quindi, però naturalmente, come capita a tutti, non tutto era necessariamente nelle mie corde, quindi sì, la prima esperienza è stata il primo esame che veramente è andato male, è stato veramente traumatico. Uno, perché io non me l'aspettavo. Perché insomma, pensavo di essere sufficientemente preparata. Ci sono rimasta molto, molto male, effettivamente molto male. Volevo eliminare questo esame dal piano di studi, non lo volevo ripetere mai più. Come ho fatto a superarlo? Mi sono posta il problema che forse però non avevo studiato come avrei dovuto. Cioè, quando poi mi sono calmata, diciamo, però ripercorso come era andato l'esame e ho capito che effettivamente forse proprio il modo in cui io l'avevo studiato era sbagliato e poi non l'ho tolto più dal piano di studi, l'ho rifatto, insomma, però al momento è stato. E poi un altro forse alla fine del percorso con la tesi di laurea, quando come capita a molti studenti, ma penso che questa sia una cosa normale, qui io ero convinta di essere prontissima e invece secondo il mio relatore no. E quindi dovevo ancora lavorare, insomma, alla mia tesi di laurea. E ci sono rimasta male, anche là ho pensato che non l'avrei mai, che a questo punto questo lavoro non l'avrei mai finito, perché in fondo per me era finito. E poi invece là mi ha salvato la curiosità, perché invece poi ho pensato che c'erano forse dei temi che avevo curiosità di approfondire. 2 mesi dopo mi sono laureata. Quindi diciamo le difficoltà sono state anche un'occasione di crescita, anzi, soprattutto quelle sono un'occasione di crescita. Sì, forse anche di carattere, insomma, per imparare ad essere un po' meno, di vedere le cose da vari punti di vista, se è possibile. Il tempo scorre, non abbiamo molto tempo, però ci sono delle altre domande. Una mi sembra molto interessante. Qual è il contributo, quale può essere il nostro contributo in qualità di studiosi nell'ambito dei beni culturali per superare questa evidente diseguaglianza? Credo che la domanda riguardi le diseguaglianze di Ah, sì. genere di cui parlavamo. Allora, quale può essere il nostro contributo? Secondo me, io penso che noi siamo privilegiati da questo punto di vista, per le cose che dicevo prima, per rispondere alla prima domanda di Davide, perché noi lavoriamo sul patrimonio e il patrimonio, lo sappiamo, significa tante cose. Ed è appunto molto delicato da maneggiare, perché, come vi dicevo, costruisce l'identità dei gruppi e degli individui. Allora, secondo me, prendersi la responsabilità, questo possiamo fare, essere responsabili. Ed essere responsabili e fare di tutto per avere le competenze, innanzitutto per svelare i meccanismi che fanno del patrimonio quello che è, cioè sapere ed essere in grado di smontare i discorsi sul patrimonio perché sappiamo che non sono discorsi neutri e quindi sappiamo, e d'altra parte, essere in grado di maneggiarli con cura e di riproporli in una prospettiva che sia invece di inclusione, di integrazione. Pensate per esempio a tutto il lavoro che fanno gli archeologi, ma che fanno anche gli storici dell'arte. Pensate a tutti quelli che si occupano, perché voi lo sapete bene che fare lo storico dell'arte non significa occuparsi del capolavoro, cioè ci sono
alcuni fortunati che lavorano sui capolavori, ma ci sono molti altri che invece lavorano in realtà territoriali che sono molto diverse e che lavorano con competenza a ricostruire le relazioni, per esempio, tra le cose. Ecco, secondo me essere in grado di costruire le relazioni tra le cose in territori che sono per tanti motivi, per esempio, marginali, è già un modo di rispondere alla domanda di Anna, secondo me. Perché ricostruire quelle relazioni e mettere significa restituire pure a un territorio, ad una comunità, i suoi spazi, il suo tempo e anche una prospettiva per costruire, per ricostruire insieme al patrimonio anche le relazioni di comunità. Comunità che non sono appunto necessariamente la comunità autoctona, ma anche la capacità di una comunità di accogliere gli altri. Benissimo, il nostro tempo ci sarebbe qualche altra domanda, ma abbiamo esaurito i nostri 30 minuti di diretta, quindi ringraziamo la professoressa Trotta per essere stata nostra ospite, ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci salutiamo e ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 19 sulla pagina Instagram con la professoressa Anna Maria Sapienza. Saluti a tutti, buona serata. Arrivederci, grazie mille, ciao Roberta, ciao Davide.